tante emozioni in questa 37esima puntata della nostra rubrica La Voce dello Spettacolo, le stesse che ogni anno ci regala il premio regia televisiva, una volta chiamato Oscar della TV. E allora è doveroso un po' di accenno storico per questa manifestazione. Il premio regia televisiva è un premio ideato da Daniele Piombi nel 1960 in Italia ed è stato il primo riconoscimento ufficiale dato ai programmi della televisione. Proprio Daniele Piombi ebbe la grande intuizione dell'importanza che la televisione stava acquisendo in quel periodo, ormai un fenomeno di massa al punto che ogni quotidiano ed ogni settimanale annoverava tra i suoi giornalisti un critico o un esperto di TV. Alla cerimonia presero parte in passato critici e registi del calibro di Antonello Falqui, Sandro Bolchi, Enzo Trapani, Romolo Siena e Gianmaria Tabarelli. La prima edizione ebbe grande successo, così come quella successiva, e proprio l'anno successivo la manifestazione si trasferì nella località turistica termale di Salso Maggiore Terme. Dal 1962 al 1980 il premio regia televisiva si allargò dai registi ai conduttori e la RAI riprese per la prima volta la manifestazione di Salso Maggiore, alla quale parteciparono Mike Bongiorno, Alighiero Noschese, Corrado, Walter Chiari, Sandra Mondaini, Raimondo Vianello e Raffaella Carrà, insieme a tanti cantanti di Canzonissima. Certo, di strada questo premio ne ha fatta tanta, per arrivare oggi alla 55esima edizione e ritrovare in questo traguardo così importante al timone un volto amatissimo di Rai 1 come Fabrizio Frizzi. Questo è partito nel 61, quindi non eravamo nati, no, io ero nato, tu no, io sì. È un evento importante che si rinfresca, quest'anno si aggiorna con una sezione premio TV social, quindi chi è appassionato dei social, Facebook, Twitter, e segue i programmi commentandoli in diretta potrà dare il proprio voto e quindi aggiornare un pochino questo premio, che rimane un premio importante, rimane un premio, l'unico premio poi che segnala e sottolinea i valori di chi fa il nostro mestiere. Ci sono 20 finalisti, tutti molto importanti, di varie provenienze, di varie reti, di vari mondi, e i 10 premiati dovrebbero essere tutti lì, ma forse anche gli altri. Insomma, sarà una grande festa, con ovviamente molti sorrisi, qualche polemica, quella ci sta sempre, ma insomma in linea di massima spero sia una serata anche divertente e piacevole. Un'ulteriore svolta si ebbe poi nel 1969. Gigi Vesigna, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni, del quale sarebbe poco dopo diventato direttore, propose la collaborazione con il noto settimanale e così al premio della critica si affiancò anche quello dei lettori di TV Sorrisi e Canzoni, che sponsorizzando anche la manifestazione assicurò al premio anche la presenza di alcuni divi internazionali. Al microfono un altro braccio destro di Daniele Piombi, ovvero Nello Marti, ideatore insieme a Piombi del premio regia televisiva. È molto longevo anche perché 55 anni sono tanti per tutti, è la seconda manifestazione dopo Sanremo per longevità televisiva e anche, voglio dire, non televisiva, ma insomma tranne i primi 3 anni le altre sono state tutte messe in onda da Rai 1. Beh, quest'anno per un insieme di circostanze, grazie all'Accademia e alla giuria per come hanno votato, effettivamente abbiamo un'edizione ricchissima dal punto di vista proprio dello spettacolo e dell'intrattenimento e quindi è una delle forse 3-4 più importanti edizioni. Numerosi quindi i riconoscimenti che vengono attribuiti ogni anno al miglior programma televisivo dell'anno, al miglior personaggio televisivo maschile e femminile dell'anno, al personaggio rivelazione televisiva dell'anno, alla migliore fiction, al migliore TG, alla trasmissione di approfondimento. E dall'altra parte invece l'impegno straordinario della rete ammiraglia della RAI, che trasmette in diretta l'evento, e non può di certo mancare allora la soddisfazione del direttore di Rai 1, Giancarlo Leone. Sì, è un premio indipendente, noi come RAI lo trasmettiamo molto volentieri, pur non avendo voce in capitolo nelle scelte. Mi fa molto piacere vedere che quest'anno, in questa 55esima edizione, su 25 menzionati tra premiati e candidati ai premi, ben 15 sono della RAI e 11 sono di Rai 1. Significa che comunque nel mondo non soltanto di chi ci segue a casa, ma anche della stampa e della critica specializzata, RAI e Rai 1 sia sempre leader, e questo ci fa particolarmente piacere. Numerose poi le novità che hanno accompagnato quest'ultima edizione, a partire proprio dal cambio di location, non più in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo come avveniva fino a poco tempo fa, ma il premio regia TV è tornato invece a Roma nel centro di produzione RAI della DER. Ma diciamo che farlo a fine stagione, cioè a fine maggio, consente all'organizzazione, ai giurati, di poter avere
l'intera stagione televisiva sotto gli occhi e quindi scegliere con maggiore equità, con maggiore saggezza. Prima si teneva tra febbraio e marzo e quindi tra fasi di preparazione e altro c'era metà stagione soltanto da prendere in considerazione, e invece ci sono programmi anche molto importanti che nascono a febbraio, a marzo, aprile, in ogni periodo dell'anno. Il fatto di Roma deriva da una serie di elementi anche organizzativi. Noi faremo belle cose a Sanremo ovviamente come prime serate, ma a questo punto, essendo a fine maggio, Roma si trovava bene come collocazione. E poi ci sono loro, sì, quei personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione che rendono davvero speciale questo evento. Tutti sono entusiasti di partecipare, tutti vogliono esserci per elogiare soprattutto un lavoro instancabile che Daniele Piombi porta avanti ormai da tantissimi anni con grande passione. Arisa, un'emozione grandissima partecipare al 55° premio Regia Televisiva, questo appuntamento è diventato ormai storico. Sì, è un grandissimo onore, soprattutto perché insomma prendo insieme a delle persone meravigliose un premio bello. E per Sanremo, che quest'anno è stato un grande Sanremo e siamo tutti tanto felici, e grazie al pubblico che ci ha seguito, e insomma. Prossimi progetti? Per ora sto pensando al nuovo disco, sto pensando alla possibilità di andare un po' all'estero, sto pensando anche un po' alla mia famiglia che non guasta, un po' a tutto. È l'idea di Daniele Piombi che ha fatto crescere sempre di più questa manifestazione. Sicuramente, io devo dire che per me è la prima volta che vengo, io sono sempre andata a quelli Mediaset, quindi è la prima volta che sono ospite della RAI e quindi sono molto felice, molto... Diciamo che è una cosa di prestigio, mi fa piacere esserci, ci sono tanti colleghi che poi in realtà nello spettacolo in televisione non ci sono televisioni, non c'è Rai, Mediaset, siamo tutti insieme praticamente per cercare di fare sempre degli ottimi spettacoli. Poi. È un premio che cresce sempre di più comunque. Questo è un premio che cresce sempre di più, è vero. E è qualche anno che ha preso importanza. E probabilmente anche i giornali, anche i blog, anche tu hanno reso tutto questo molto più importante e anche molto più spesso nei confronti del pubblico. Un momento di musica, tante emozioni per questa serata. Sì, tra l'altro è la prima volta per me, quindi non so cosa mi aspetta, ma sono molto emozionata, è un grande orgoglio. Un'idea di Daniele Piombi, un premio che cresce sempre di più. Assolutamente sì. Sì, carica di emozione, poi ci sono tutti i personaggi, quindi sarà una serata molto bella, sono molto fiera di essere qua, non vedo l'ora di vedere tutti quanti che prendono i premi Striscia, che è ormai collaudata con questo premio, quindi sono molto felice. Sì, perché secondo me la gente ha proprio voglia di vedere quali sono le trasmissioni che vengono più seguite, no? E tutto quanto, quello che veramente piace, quindi... Prossimi progetti? Ah, non lo so ancora, ho appena finito Si può fare con Carlo Conte qua. Quindi sono tornata a casa un'altra volta, voglio salutare tutti e adesso vediamo. Sì, beh, ormai è diventato l'unico Oscar TV, quindi è importante venirselo pure a prendere e a guadagnarselo, insomma, perché no? Un applauso quindi a Daniele Piombi che ha ideato questo premio Regia TV. Daniele, la storia di questo festival si merita tutti gli elogi, perché è una trasmissione, tra l'altro è un festival che resiste da tantissimi anni, e quindi grande Daniele, 100 di questi festival. Beh, non manca veramente nulla, ci siamo anche noi, per cui ci sono tutti. No, bene, questa è una cosa importante, un riconoscimento importante questa trasmissione, bella, che è piaciuta, questa è, ne è era la prova. Lui era mi fa, andiamo anche qui, era mi fa Chiletti, lui è lui. Siamo qua, siamo attivi, siamo a Roma, è una bellissima giornata e sono felice di essere qua. Ritorno a Striscia come sempre, ci sono anche dei bei progetti adesso. Ovviamente non ne possiamo ancora parlare, però intanto sicuro Striscia, settembre, perché Striscia è tornata alla grande, ci sono dei numeri incredibili e gli inviati sono sempre più bravi e i servizi sono bellissimi e poi come se fosse una famiglia quella. Maria De Filippi premiata come miglior personaggio femminile dell'anno, Carlo Conti per il personaggio maschile dell'anno e poi ancora Frank Matano che ha dedicato il trofeo a Marco Columbro, migliore fiction dell'anno a Braccialetti Rossi e per chiudere evento televisivo straordinario dell'anno a Roberto Benigni con il suo programma I 10 Comandamenti.
Insomma, si chiude anche quest'anno un premio all'insegna dell'allegria e dell'entusiasmo che ha incoronato soprattutto Tale e quale show di Carlo Conti come migliore trasmissione televisiva dell'anno, votata dal pubblico. Va in archivio anche questa 55esima edizione, l'appuntamento con il premio regia televisiva e per il prossimo anno, quando ritroveremo altri grandi ospiti e quel traliccio d'oro diventato ormai il simbolo principale di questo grande evento che, siamo certi, continuerà a scrivere altre pagine belle di televisione.